Esattamente, come dice il bravissimo professor Zangrillo, è diventato un business per le farmacie. No, non ci stanno proprio più con la testa, file interminabili fuori alle farmacie, la follia, la follia per uno starnuto, per un mal di testa, per un colpo di tosse, cioè la follia. Bisogna prima di tutto scaricare l'app Zoom, Zoom Cloud Meeting, l'app per le videoconferenze, e poi chiedermi eh, i codici di accesso alla spiegazione del business che avverrà martedì, quindi domani sera alle 21.30. Sì, me lo hanno bloccato, adesso me lo hanno riaperto, ma con delle limitazioni, perché ho detto la, la mia opinione sul Green Pass. E non si può dire. Dittatura. Beh, ma chi lo nega molto probabilmente è perché un po' questa situazione gli piace anche, no? Perché ci sono quelli che gli piace essere oppressi, essere comandati, e ce ne sono tanti. Esattamente, non finirà più. No, non finirà più. La dose perché tu te la farai per sempre. E... Ti scarichi l'app Zoom Cloud Meeting e poi mi chiedi i codici. Per partecipare alla spiegazione del business che si terrà domani sera, martedì alle 21.30 su Zoom. Penso, ma bisogna dire anche che non è che fai 20.000 euro in una notte il giorno dopo che cominci a fare business e nemmeno la settimana dopo e nemmeno il mese dopo. Bisogna costruirli questi guadagni ovviamente con molta caparbia, con molta determinazione, con molta intelligenza anche. Ti ringrazio e invece purtroppo sono molto ingrassato. Io mi vedo grasso Chia. Brutto. Sinceramente al momento non so darti una risposta. Spero il prima possibile. Oh, ma io ti ringrazio moltissimo. Grazie molte e continua a seguirmi. Grazie. No, no, no. Quelli sono i bonus che provengono dalla rete. Poi ci sono i bonus che provengono dalla leadership. Poi c'è il possesso dei titoli. Poi c'è il possesso delle cripto che fruttano il loro guadagno. No, no, sono tutti guadagni paralleli. Costa 3,43 euro. Ed è partita a un euro dieci giorni fa. 3,43. Lo so, ma qui in Italia la gente crede a quello che dicono i TG. Che ci vuoi fare? Guarda, rispetto alla psicopandemia, veramente il Covid sarebbe il meno in questo momento. Proprio il male minore. Un salutone a te, alla fantastica Birmingham, da cui manco da tantissimo tempo. Lo so che lì non c'è nessuna restrizione, contrariamente a ciò che dicono i TG italiani, ma qui noi crediamo ai TG italiani. È quello che dico io, sarebbe bastato dire la verità dall'inizio. Diteci la verità, ci dicevate la verità. Se noi avessimo saputo la verità dall'inizio, sarebbe stato tutto molto meglio. Io sono totalmente d'accordo con te. Mannaccia sì, 24, 25 e 26, tre giorni di battaglia. In questo momento non è il fisico che vorrei, ma ci stiamo lavorando. Decisamente un incubo, decisamente un incubo, da cui non usciremo molto presto.